sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Complimenti Andrea, un debutto allenato. Cioè, va bene. Parla del risultato, ecco, come l'hai vissuto? No, ho parlato prima della partita, ragazzi, ho detto che semplicemente gli ho parlato con il cuore in mano, nel senso che non mi nascondo, non mi parlo nei ragazzi. Gli ho detto che l'emozione c'era, non mi nascondevo. Ho detto, prima il debutto così, l'emozione un po' c'è. Però io sono pagato per essere un professionista, cerco di fare il mio lavoro, cerco di farlo nel miglior modo possibile. E allora gli ho fatto capire che anche loro sono dei professionisti, quindi devono rispettare quello che gli si viene detto e di applicarlo. Hanno fatto una prestazione fantastica, sono riusciti a mettere in campo quello che in settimana anche col mister abbiamo provato, perché questa vittoria è figlia anche del lavoro del mister. E quindi è andato tutto bene. Devo fare un grosso applauso anche ai ragazzi che non sono entrati, perché oggi secondo me era anche la partita per mettere dentro qualcuno che aveva giocato meno, però arriviamo da un periodo un po' delicato e quindi è sempre meno meglio magari non rischiare troppo, però davvero bravi. Anche lo stesso Sparandeo, che sono stato costretto a togliere alla fine del primo tempo perché era ammonito, e poi arrivava anche da un periodo che era tanto fermo, quindi ho dovuto centellinare, non è rimasto un po' deluso, però lo capisco, ci sono passato anch'io, ma non si è preoccupare per fare un'ottima prestazione. Andrea, l'avevate preparata così, mi dicevi, quindi non sentite niente. L'avevate preparata così, quindi verticalizzazioni molto veloci, puntando sugli esterni, soprattutto Giudici, che è entrato alla grandissima anche dopo Piacenza. Vabbè, sì. Tre palle, tre gol, succede tirato. No, gli ho spiegato un'altra settimana che, avendo visto molti video anche con il mister, loro sono molto aggressivi sulle seconde palle, quindi si sbilanciavano parecchio. E gli avevo fatto provare durante la settimana appunto che se avessimo riconquistato invece nella seconda palla dovevamo attaccare subito a profondità, perché loro andavano in grossa difficoltà, e così è stato subito le prime tre palle che abbiamo conquistato. Poi dopo, a mio avviso, potevamo gestire meglio, perché ci sono ancora delle lacune, grosse lacune da sistemare, e le sistemeremo in vista anche dalla prossima partita. Però c'è stata molta dedizione, hanno fatto davvero quello che gli abbiamo chiesto e sono stati veramente bravi. Mi tolgo le parole in bocca perché sul 3-0 mi aspettavo un po' più profondità, invece dico che ce li siamo portati in casa, ma quasi. Non può cercare di prendere un uomo in una partita che è stata due facili, cose offensiva, perfetti, dietro sempre qualche timore di torto. No, dietro, sono sincero, hanno fatto un'ottima prestazione. Potevano ogni tanto essere leggermente più alti, ma partite del genere le ho vissute anch'io. E quando hai una squadra così fisica che gioca solo sulle spizzate, seconde palle, non è facile riuscire a alzare il baricentro di tanto. Però si sono impegnati molto, abbiamo conquistato una marea di seconde palle, anche colpi di testa, no? Hanno fatto un'ottima prestazione, quindi era normale, era logico poi a un certo punto avere un po' di timore, ci sta, anche se sei sul 3-0, perché comunque non dimentichiamoci che arriviamo da un periodo veramente difficile. E quando hai questa grossa occasione che parti in punteria 6-3-0, non sempre è facile da gestire. Magari con un'altra situazione, un'altra mentalità, la gestisci tranquillamente. In questo momento avevamo bisogno di questo e l'abbiamo fatto bene. Ecco, la prospettiva adesso con De Paola appiedato dal Covid e che dovrai gestire la squadra come minimo una settimana, se non due. No, ma anche questa settimana l'abbiamo gestita insieme, nel senso all'inizio non c'era perché non stava molto bene, l'ho gestita io, poi dopo ci ha messo il suo, perché quello che ho spiegato alla squadra è che secondo me è importante che la cosa positiva che prenderà quest'anno è quello che alla squadra ha dato mister Zionelli, perché mister Zionelli ha dato tanto, non dobbiamo dimenticarlo, sotto il punto di vista tecnico-tattico. Il mister attualmente ci sta dando molto a livello di carattere e di personalità. E quindi quello che ho detto ai ragazzi prima della partita è che dobbiamo mettere insieme queste cose e da lì dobbiamo ripartire. Oggi, a mio avviso, hanno fatto una partita molto maschia, molto difficile, ma anche con bellissime giocate, quindi che gli si può dire? Bravi. Un commento sulla prova degli attaccanti.
sulla prova degli attaccanti. Ieri si è parlato di Iocolano, un momento un po' così, che cosa vi siete detti? No, a me piace parlare molto con i ragazzi perché ho un rapporto speciale, ma sono sempre stato abituato anche quando giocavo a parlarci. So che stavano attraversando un momento difficile, Tommy lo conosco bene, Petrovic è un ragazzo che ha potenzialità incredibili, però quando non riesce a esprimerle vuol dire che si è bloccato da qualche parte, quella parte della testa. Oggi gli ho chiesto, io prima della partita gli ho detto che per me oggi doveva morire in mezzo al campo tutti, per me doveva andare al massimo perché stiamo scalando una montagna. Il discorso che ho detto è questo: noi stiamo scalando una montagna, abbiamo fatto una discreta prestazione con la Piacenza e abbiamo fatto il primo gradino, abbiamo vinto con le unghie con i denti e abbiamo portato a casa una bella vittoria. Oggi c'era da fare un altro scalino per raggiungere un altro obiettivo e l'abbiamo fatto, e gli ho detto espressamente che oggi dovevamo morire per me in mezzo al campo e l'hanno fatto, quindi per quella fine partita gli ho parlato e gli ho ringraziati per quello che hanno fatto, perché davvero oggi non gli si può dire nulla. Altre domande? Ci sono un commento. Il primo allenatore lecchese che guida Lecco dai tempi di Popo Rigavonti, sono passati 17 anni. Complimenti. No, fa piacere. Fa piacere perché io, indipendentemente da come vanno le stagioni, io qua sono a casa. Indipendentemente da quello che i tifosi, la società o chiunque possa dire, io sono a casa. Perché questa è casa mia. Qualsiasi cosa succeda. Quindi mi inorgoglisce essere qua, essere partito con una vittoria del genere. Avete dato una bella gioia a tutti. Poi adesso ci sarà una partita molto complicata perché loro non hanno niente da perdere, sono una squadra difficile, e quindi dobbiamo essere bravi a rimanere sul pezzo e fare un altro gradino, scalare questa montagna e raggiungere i nostri obiettivi il prima possibile. Allora, signor Petrovic, quanti gol dobbiamo segnare? Uno o uno più due in completo del campionato? Per adesso uno, poi vediamo alla fine se rimangono due o segnare. Ma al di là delle battute, grande prestazione, e si è sbloccato sotto porta ufficialmente. Sì, finalmente, perché è arrivato quasi Natale, era 0-0, però adesso piano piano ci sono e devo ringraziare anche Amistad per la fiducia che mi ha dato, per tutti i passi, devo continuare sulla vita. Vai, Marcello. Il gol è stato non la cosa più bella della sua partita, ha fatto tante cose belle, come mai ci sono difficoltà? Sapevamo tutti che oggi la partita sarà durissima, serena. È una squadra che gioca sulle seconde palle, palle lunghe, che portano, palle palle, quindi eravamo preparati a tutto. E secondo me per quello abbiamo fatto subito tre gol perché eravamo pronti a tutto. Matteo, sì, diciamo, Tommy, quest'anno tante volte tu hai convinto da subentrante, in queste due uscite anche dal primo minuto. Sono le due migliori chance che hai sfruttato, qualcosa nella testa evidentemente cambiato. Sì, magari anche, come ho detto prima, magari in questa fase, magari prima mi sentivo un po', non lo so, sotto pressione o perché magari se facevo male, colpa mia, diciamo, non ero pronto nella testa, cioè, adesso ci sono, secondo me, continuerò così. Primo gol all'Ecco, chi lo dedichi? Questo devo dedicare ai tifosi perché sono sempre con noi, ci sostengono sempre, quindi questo gol dedico ai tifosi. Allora, Iocolano, grande prestazione, tante chiacchiere, poi alla fine parla a campo, grande prestazione di Iocolano, grande prestazione di tutta la squadra, 4-1 che si commette da solo. Potevamo e dovevamo solamente fare questa prestazione, volevamo prendere dei punti perché era fondamentale per il nostro percorso, per quello che avevamo passato fino a due settimane fa, e abbiamo capito dalla maniera giusta, al di là che abbiamo fatto 4 gol da finire anche solo 1-0, ma l'importante è questo, perché siamo entrati con lo spirito veramente giusto, e che è qua, su questo campo, non è facile. Comunque loro sono una squadra che sotto l'aspetto appunto della prestazione mentale, della cattiveria, sono molto bravi, e abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa in più su questo per la casa di squadra. Sono contento che veramente l'abbiamo avuto tutti in questo momento qua, da non solo chi ha giocato ma chi è subentrato dalla panchina, perché non è facile, assolutamente non è facile giocare, non è facile entrare in corso del genere,
fosse in passaggio, perché comunque loro non continuavano a giocare, continuavano a cercare qualcosa. E quindi sono veramente contento per tutta la squadra. Ci manca solo quel pizzico di personalità che si deve fare, tra una buona squadra e una grande squadra. Oggi sono stati grandi squadra davanti. Credo che è una squadra ancora forte rispetto di personalità che gestire la partita. Almeno al primo tempo, secondo me. Secondo me non abbiamo gestito male la partita. È stato, forse questa cosa è venuta più fuori a Piacenza, però lo capisco perché era tanto che eravamo in vantaggio, in un campo anche lì molto difficile, comunque non è facile cercare di tenere quella attenzione, quella concentrazione e avere quella personalità di cui parli. Però a mio avviso oggi non c'è stato quello che stai dicendo te. Secondo me invece dietro sapevano benissimo cosa fare, e se si può giocare si gioca, è la mia opinione, a vedere se non si può giocare non si gioca. Ecco, forse questo è quello che invece ci è mancato in quei due mesi in cui non capivamo bene quando era il momento di dover picchiare la palla su, quando era il momento invece di tenerla a giocare. Oggi non hai sfoderato la tua solita esultanza, ma per te il calcio è allegria, quindi ero convinto che dopo aver vinto a Piacenza saresti stato il giocatore che ne avrebbe tratto il maggior giovamento. Direi che per una volta almeno c'è entrato analisi, perché oggi hai giocato veramente con una serenità mentale, la tua serenità mentale. Ma io allora non ho mai perso la mia serenità, che comunque mi conosco. Oramai ho 32 anni e ho affrontato non solo vinto campionato, ma ho anche affrontato due retrocessioni, e quindi questi momenti li avevo già vissuti. Chiaro che ovviamente come stato dopo Trento ero a pezzi, ma perché è la cosa che tengo, dopo mia moglie e mia figlia, è la cosa che tengo più al mondo, il calcio, che per me, come hai detto tu, è allegria e felicità. E non l'ho mai perso, te lo garantisco, ma neanche durante gli allenamenti, perché sennò piuttosto smetto di giocare. Dal momento in cui non mi diverto, non ho allegria, non ho il sorriso, smetto di giocare. L'esultanza non c'è stata perché, sinceramente, diciamo che questa volta ce l'avevo comunque dentro, il sorriso. Però è stato più uno sfogo, non tanto perché ho fatto gol, perché in questi mesi che non ho fatto gol, comunque le mie posizioni ci sono state, quindi non tanto per il gol, ma è per uno sfogo per il momento che abbiamo vissuto tutti quanti e che spero che ci rimanga impresso per non doverlo rivivere. Ieri il ministro De Paola ti ha paragonato a Francescoli, a Gasconia, grandi campioni. Se tu dovessi paragonare De Paola a qualcuno per queste settimane, che paragoni faresti? Ma allora, devo dire che ovviamente mi hanno fatto molto piacere le parole del mister. E la qualità, secondo me, fondamentale sua e primaria è quello di trasmettere grinta dal primo minuto d'allenamento fino all'ultimo. E ce la sta trasmettendo. Noi, devo dire che tutti quanti siamo molto sul pezzo per capire quello che ci sta chiedendo, e non so, potrei paragonarlo alla grinta che aveva Gattuso, che comunque nonostante non avesse le qualità magari per stare in un Milan di campioni, ci metteva tutto quell'altro che faceva star lì, quindi penso che questa sia la caratteristica del mister, forse un po' avere quella zimma che piaceva a Gattuso. Altre domande? Mercato? Non vado spesso, di solito vado più al supermercato. Quindi niente mercoledì alla piccola, meglio l'S lunga. Io di solito vado all'S lunga, ce l'ho vicino a casa, preferisco quella. Poi nel caso mi dimentico qualcosa, cioè tutti vendono sotto casa. In ogni caso vado lì.
non rimproverare nulla ragazzi, perché loro ogni giorno in ogni allenamento mettono tutto quello che hanno e lo trasportano, o quantomeno l'hanno sempre trasportato fino a ieri nella partita della domenica, e a parte i primi 10 minuti di oggi, in ogni partita hanno giocato col cuore, con l'anima, per regalare soddisfazioni al nostro presidente che merita grandissime cose e ha sereno tutta. Purtroppo oggi non ci siete riusciti. Grazie. Quanto hanno pesato le 5 assenze? Non abbiamo mai parlato di assenze, non voglio iniziare oggi. Io stima di ogni ragazzo a disposizione, credo che chi è andato dentro abbia fatto il suo, a parte quei 10 minuti. È chiaro che assenze come le nostre si possono sentire, però i ragazzi che sono entrati sono ragazzi che possono sicuramente fare bene, hanno fatto bene, a parte quei 10 minuti che purtroppo hanno indirizzato la partita e non siamo più riusciti a riprendere. Grazie. Ha paura delle ricadute mentali? Non ho capito, scusa. Ha paura di ricadute mentali della situazione che possono poi riverberarsi la settimana? Assolutamente nessuna paura. Conosco i ragazzi, conosco che carattere hanno, conosco che testa hanno, e assolutamente zero paura. Ripeto, è un gruppo forte, un gruppo straordinario che io ho il piacere di allenare e l'onore di allenare, e da domattina ci rimettiamo sotto e prepariamo quanto meglio possibile la partita di sabato prossimo. Mi piacerebbe.